È un evento a cui teniamo molto, che ripetiamo ormai da anni, perché la sua formula di scambio di opportunità gratuite e libere tra gli associati, ma soprattutto il fatto che il mondo dei servizi e il mondo della manifattura si possano incontrare liberamente per trovare delle collaborazioni in un clima di assoluta serenità di scambio, ecco, ne fa un incontro molto apprezzato. Infatti, non appena attiviamo le iscrizioni, abbiamo sempre centinaia di aziende che rispondono al nostro invito. La novità di quest'anno è proprio quella di riservare un salone, quindi un'intera giornata, al reperimento di risorse umane da parte delle aziende che, come è noto, sempre più difficilmente riescono a riempire le loro fila, le loro organizzazioni. Noi abbiamo associato nel sistema Confindustria tutte le agenzie per il lavoro e quindi abbiamo pensato di far incontrare aziende ed agenzie per il lavoro per provare a mettere a fattor comune quelle che sono le possibilità, le risorse, i posti da colmare, le posizioni da colmare con le risorse che sono sul mercato. È vero che c'è un mercato del lavoro dove ciò già avviene, è vero però che i nostri saloni rappresentano un'opportunità di scambio gratuita in famiglia, ecco, chiamiamolo così, all'interno del sistema e quindi in maniera molto più svincolata e più libera. È un appuntamento al quale non rinunciamo perché è una delle migliori opportunità di open networking che Confindustria offre ai propri associati. È un momento in cui ci si scambia, oltre al contatto e le intenzioni di vendita dei propri servizi, ci si scambia veramente la conoscenza. È un momento di relazione importante, è un momento fondamentale per creare rete. Qui nascono anche reti di impresa, quindi non soltanto la rete intesa come senso metaforico, ma anche di business. Secondo me è importante essere qui per prima cosa per cercare di instaurare nuovi rapporti con aziende locali della provincia e poi secondo me è importante per instaurare anche qui rapporti commerciali o non commerciali, diciamo anche solo rapporti, conoscere altre realtà, altre aziende, altri imprenditori, altre persone che secondo me è sempre importante, può essere utile appunto ampliare le conoscenze se non mirate subito a un'opportunità, a un lavoro, ma diciamo che a lungo andare se uno ha delle conoscenze può essere utile. Ecco. Come progetto abbiamo partecipato a tutte le edizioni di Agorà, dalla prima che era stata realizzata ad Alba a seguire. Ci è servito perché negli anni abbiamo potuto lavorare poi su delle opportunità, alcune sono andate a buon fine, altre no, ma diciamo che è stato utile venire e quest'anno abbiamo di nuovo aderito con la giornata, non solo la mezza giornata, ma la giornata intera. Era per avere più possibilità, più tempo. Un appuntamento al quale partecipiamo sempre con le nostre due aziende, ZB e Tabui, ma perché riteniamo che sia uno degli eventi, non solo confindustriali, ma qua della zona, della provincia, tra i più importanti. Proprio per il concetto di agorà, momento di incontro tra la domanda e l'offerta. Quindi assolutamente sì, partecipiamo e finché ci sarà questo evento ci saremo. Nonostante si lavora e si vive in una provincia chiamata definita la provincia grande, non ci si conosce. Abbiamo delle competenze dietro casa che io definisco di prossimità, che però veramente spesso non conosciamo e queste sono le occasioni per venirne a conoscenza, mettersi in contatto e sviluppare dei business.